Buongiorno, oggi vi faccio vedere come ho fatto quella pasta dell'altra volta che io chiamo assassina, ma non è pasta l'assassina. Vi faccio vedere come la faccio io. Praticamente io mi sono già preparato gli ingredienti che sono qua già tagliati. Ho tagliato due cipolle, non ce le avevo tutte e due dello stesso colore, quindi non tutte e due bianche, quindi ho fatto una bianca e una rossa. Tre spicchi d'aglio perché due sono piccolissimi, però sono due spicchi d'aglio. C'è abbondante olio in padella che adesso accendo e faccio scaldare, metto tutto insieme, faccio cuocere lentamente e a metà cottura della cipolla aggiungo mezzo peperoncino. Ok? Ora vi faccio vedere. Voilà, io ho acceso, voilà, aglio. Non è ancora calda l'olio, ma mi va bene, comincia solo a scaldarsi perché va a lasciare un po' più di sapore la cipolla così. E la faccio cuocere perché deve appassirsi. Tra un po' abbasserò il fuoco, la faccio andare un pochettino a fuoco medio-alto, poi metterò medio-basso e la farò cuocere per almeno mezz'ora, 40 minuti. Se non si è abbastanza appassita, a volte la faccio cuocere anche un'oretta. Deve diventare proprio dorata, caramellizzata, ci deve essere la caramellizzazione. Poi aggiungerò concentrato di pomodoro. Un pochettino di polpa di pomodoro, di pelati, quello che avete, naturalmente prima il peperoncino che ho già tagliato. E poi ci cuocerò gli spaghetti dentro. Quindi adesso vi faccio vedere questo, dopo quando sarà il momento di metterci il concentrato cosa vi faccio vedere. Passo passo e ci vediamo dopo. Allora, la cipolla, io se non dico voilà, non sono contento. Allora, la cipolla ha rosolato abbastanza, quindi adesso è arrivato il momento di aggiungere l'arma letale. Noi ce lo mettiamo così perché così si vede meglio e si può togliere perché a volte brucia troppo. Adesso lo facciamo cuocere ancora per un pochettino, poi aggiungiamo il sugo e tutto e andiamo avanti. Adesso aggiungo il concentrato di pomodoro, più o meno un cucchiaio da minestra. Lo faccio andare un pochettino così, lo faccio cuocere, anche se è già cotto, però che si bruciacchia un pochettino che va a dare un po' più di sapore. Questo è un trucchetto che ho preso da un altro canale che si chiama Rapanello. L'abbiamo provato ed effettivamente il gusto cambia. Poi la mia non sarà proprio una vera pasta all'assassina perché ci vorrebbe una padella. Adesso non ho capito se ci vuole quella in ferro o basta quella in acciaio. Non ho capito perché ci sono dei post che scrivono che ci vuole assolutamente quella in ferro, altri che ci vuole quella in alluminio. Comunque vada, la mia padella non è adatta. Fai incazzare Lo dice anche anche Eddie, lo dice papino, allora cosa la fai a fare? Cosa la chiami pasta l'assassina se non la puoi fare? È vero Eddie? Comunque adesso lo faccio cuocere ancora un pochettino e tra poco metto il concentrato di pomodoro. Nella ricetta originale ci andrebbe il brodo vegetale. Io non ce l'ho, no, il brodo di cioè lo pomodoro. aggiusto via il brodo di pomodoro. Io invece uso un pochettino di acqua, man mano ce l'aggiungo, man mano e via. Ora vediamo solo se si è sbruciacchiato un pochettino, quindi è arrivato il momento di mettere la nostra polpa, i nostri pelati, la salsa che vogliamo, diciamo. Qua va, io non è che c'è una dose precisa. La metto quando più o meno si alza un pochettino la cipolla, io spengo, cioè spengo, smetto di aggiungere la salsa e la faccio andare così. Adesso mi procuro un coperchio, la faccio andare piano piano e poi ci metterò a cuocere dentro gli spaghetti. Purtroppo gli spaghetti, vi avviso, io li romperò. Lo so, molte persone si disiscriveranno, però io li devo rompere. Visto? Ha cotto già una mezz'oretta più o meno, 20 minuti. Si sta restringendo, ma non troppo. Quindi è arrivato il momento di
mette gli spaghetti. Se voi avete una padella capiente li mettete interi. Io non ce l'ho, quindi mi tocca e quanto sono duri, voilà, metterli tutti interi, cioè tutti rotti. Ok, adesso si deve solo, io gli do subito una mescolata, ma leggera, giusto da, cioè leggera, breve, non è che so mescolarli benissimo, giusto da insaporire un pochettino alcuni. Poi fuoco basso ormai, si copre, si alza un pochettino, io nell'induzione lo metto a 4, faccio cuocere aggiungendo di poco alla volta l'acqua, come la classica pasta all'assassina, girando poco alla volta che si fa la crosticina. Si dovrebbe fare se avete la padella come si deve, guardate che così è meglio. Dovrebbe venire la crosticina se avete la padella come si deve. Se non ce l'avete come la mia, non lo farà, però è buono lo stesso, ok? Ora facciamo cuocere la pasta e ci vediamo dopo a tavola. È strano inquadratura. Lo so, è strano vedere. Con un cambiare microfono, cioè microfono cavalletta, abbiamo dato quell'inquadratura lì. Allora, la pasta è pronta. Io avvicino il piatto. Non è naturalmente... Scusa. Vabbè, mi metto la foto dell'altra volta perché tanto è uguale. Non è venuta brustolita, ma per via della nostra padella. Dovremmo prenderci una padella per induzione, di quelle, penso, in alluminio, come si no, deve. No, alluminio non esistono, in ferro. In ferro? Va bene, quello che è... L'assassino è uno di quei piatti per cui c'è un po' tipo no, la devi fare così. Simil assassino, giusto? Simil, non l'ho chiamata simil assassino, così non ti arrabbi, va bene? No, perché lui è anche così. E allora, dai, su. Allora, la pasta comunque, io adesso ve la faccio vedere, ma tanto poi metterò la foto come copertina dell'altra magari, oppure no. È questa qua. Mamma mia. Ora l'assaggio e io li ho spezzati, ricordo, gli spaghetti non andrebbero spezzati nella pasta all'assassina, ma bisogna avere anche una padella che li possa contenere, né quelli non li poteva contenere. Ok, buona? È molto carica di sapore, perché brustolendosi così il sapore si intensifica. Ma piglia anche tanto sapore, perché io la cipolla l'ho fatta cuocere all'inizio che pigliasse un attimino il calore, ok, medio alta, che sarebbe 5 lì sull'induzione, poi l'ho abbassata a 3, l'ho fatta cuocere per almeno, stavolta era un po' più sottile, quindi l'ho fatta cuocere solamente 25 minuti, mezz'ora. L'altra volta l'ho fatta cuocere un'ora. E poi anche il trucchetto di metterci il concentrato insieme alla cipolla e schiacciarlo, farlo cuocere, che un pochettino si abbrustolisce, che dà ancora più sapore. In realtà non ci va la cipolla. No, in teoria non ci andrebbe l'aglio solo. Io ci metto la cipolla perché a me piace la cipolla, ma ce ne metto tanta. Però quindi... c'è un video sul canale Rapanello in cui l'ha fatta l'assassina, ha spiegato un po' anche il fatto che nasce da quando avanzava la pasta asciutta. E il giorno dopo si ripassava in padella con l'olio, cosa che mia mamma ha sempre fatto, ed è strabuona. Sì, perché nasce da quello lì. Penso che tutti abbiamo avuto la pasta ripassata. Gli spaghetti col pomodoro che avanzavano. Non solo gli spaghetti, qualsiasi. Sì, no, ma io dico gli spaghetti perché mi ricordo mia mamma, molto spesso succedeva quando c'erano gli spaghetti, perché gli spaghetti ne metteva un po' di più. Lo faceva quasi apposta. Facevi ripassare in padella che si abbrustoliva, si croccava tutto. A volte c'erano neanche... dei pezzi che erano croccanti, ed era buona, ed è per quello che nasce. Poi io l'ho modificata a mio modo. Tante persone mi diranno qua sotto, magari mi diranno, ma non è la vera pasta all'assassina. È vero, avete ragione, non è la vera pasta all'assassina. Infatti io per capirmi dico la simil pasta all'assassina, ok? Io insomma per capirci noi, perché alla fine sarebbe una pasta al pomodoro con cipolla caramellata
E peperoncino, se vogliamo fare pignoli, Però la però. pasta grassa, se qualcuno di voi è riuscito a farla veramente fatta bene, ditecelo. Io ci ho provato anche seguendo la ricetta, non mi è venuta. Non è poi così tanto Ma semplice perché noi come non abbiamo la sembra, eh? padella adatta? Le nostre padelle fanno veramente schifo. A me piacerebbe provarla l'originale fatta uguale, però non riesco. Poi anche stavolta il peperoncino non ho dato No. niente. Beh, hai messo la punta, la parte sopra, quella che Ho dà più messo più della piccante. punta. Guarda che quelli è 2/3 del peperoncino. Ho preso anche la parte sopra. Vabbè. Vabbè, i peperoncini sono così. Siccome molte persone ci mandano a entrambi messaggi privati sui vari social, alcuni su Facebook, a me e su Instagram. Lei solo su Instagram perché Facebook non ce l'hai più. No, ho messo i commenti su YouTube. Anche sui commenti, quello sui commenti non ce l'ho fatto caso, però ci scrivono comunque anche in privato. Alla fine abbiamo deciso di farlo lo stesso. Devi fare una sorta di lista, si chiama, La ok, wishlist su Amazon. che sarebbe, io non la conoscevo, quindi lei lo sa, mi spiegherà lei. Oltre a questo, siccome tanti c'è anche a me, mi ha scritto, ma io vorrei donarti dei soldi, però so regalarti, che so, offrirti un caffè, 1 euro, 2 euro, però so che con YouTube si tengono il 30%, e quindi non vorrei, se ti do 10 euro, voglio dire che 10 euro sono tutti vostri, non che si tenga anche YouTube. Metteremo poi sotto tutti i link di tutto, di PayPal o cosa, ognuno poi se vuole donare, dona. Non è obbligatorio, alla fine abbiamo fatto perché tante persone ce lo stanno chiedendo, e allora gli diamo la possibilità, perché non era una cosa che effettivamente volevamo puntare noi, però tanti ci dicono, noi ci divertiamo con i vostri video, ci tenete tanta compagnia, vorremmo offrirvi questo, offrirvi quell'altro, regalarvi. Uno addirittura mi ha detto che voleva offrirci la pizza, invitarci a mangiare fuori la pizza, però si può. No, Dove sei? non è di qua, mi sembra che era giù nel meridione, non mi È un ricordo. po' lontano, mannaggia. E quindi allora abbiamo deciso di fare quella lì che è wishlist, wish, come si chiama? Wish. Wish, scusami. List e Della lista altre dei cose, desideri. Noi così facciamo una abbiamo, lista esatto. su Amazon di cose che ci interessano. E poi, sinceramente, non sappiamo bene come funziona perché non l'abbiamo mai fatto. Però penso che funziona, che si va in quella lista tramite il link che mettiamo, voi ordinate semplicemente e Amazon manda a noi direttamente. Quindi non serve neanche dare l'indirizzo, cosa per me è molto problematica, per noi è problematica, perché ci siamo informati sulla casella di posta, ma costa veramente tanto. Ma non vogliamo dare il nostro indirizzo di Sì, casa, perché più che altro è perché... che, vabbè, finora le persone che qui ci hanno parlato, ok, ci possiamo fidare, Sì, sempre, però però non potrebbe si sa mai. succedere che qualcuno dice, ah, ti voglio mandare un regalo e in realtà è solo la scusa per avere l'indirizzo. Comunque non sappiamo chi sta a sentire, chi commenta giornalmente lo vediamo che sono persone tranquille, però non sappiamo chi magari sta a guardare. Abbiamo migliaia di visualizzazioni ogni giorno, quindi chi sa. Quindi preferiamo non dare l'indirizzo di casa, anche perché a noi una volta che uno scopre dove viviamo, trovarci un attimo. Basta chiedere a qualcuno, ma quella ragazza con i due cani matti, Diciamo solo trovati. noi. E quindi inizialmente noi effettivamente non volevamo farlo perché sembra una cosa, ah, regalateci questo, pagateci questo, non volevamo No, farlo. non L'avevamo messo ci una volta sembra che ci avevano male. convinto a mettercele il link per offrire un caffè, poi abbiamo fatto un paio di video, poi l'abbiamo tolto subito perché non ci piaceva. Però visto che la gente insiste, 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 voleva darci, però con YouTube non si può, cioè si può perché si mette super grazie, però se voi mi offrite, per esempio l'altra volta Marco mi sembra che era, adesso mi ricordo, mi sembra che era Marco, ci ha regalato 15 euro con un super grazie, di quei 15 euro 5 praticamente si è tenuto YouTube. E quindi tante persone dicono, ma io facendo così ti regalo dei soldi, vi regalo dei soldi, è brutto che si ritenga YouTube. Allora volevamo fare, È brutto, sì, non è volevano darci giusto. direttamente, anche che sia solo 1 euro del caffè. No? Però volevano farlo, allora alla fine metteremo sotto tutti i video, a tempo di organizzarci tutto, farlo, poi metteremo nella descrizione tutti i link di tutto, che diamo la possibilità con PayPal, che io ho PayPal, che vale anche sul suo canale, lo metteremo anche sui suoi canali. Mi raccomando, non prendetela Su... come una No, richiesta, no, un no, obbligo, ci manca. Lo facciamo no, 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 no
perché anche noi seguiamo tanti canali e
A volte ne parliamo, diciamo, ma cavoli, se potessi regalerei questa cosa a questa persona, mi piacerebbe. Poi noi, vabbè, noi siamo in una situazione che sapete, quindi in quel momento niente, però in futuro di sicuro se abbiamo la possibilità daremo una mano soprattutto ai canali un pochettino più piccoli che seguiamo noi. Beh, sì, certo non vado a fare una donazione di 2 euro a chi ha 2 milioni di iscritti, cosa se ne fa? Però a parte questo, noi non diciamo questa cosa per dire a tutti, ah, no, noi l'abbiamo fatto solo per quelle persone che sono interessate, che ci hanno scritto in privato. E volevano per forza in qualche modo regalare qualcosa. C'è chi ha detto che ci voleva mandare i prodotti, c'è chi ha detto che ci voleva mandare dei soldi, chi voleva a parte quelli della pizza che. Vabbè, se passassimo di là un giorno, sappiamo, ci vediamo. Se invece qua allora diamo questa possibilità, però daremo possibilità ovunque, nel senso che con la wish list Vabbè, si possono mettere prodotti da Amazon, però non è che ci sono prodotti sempre a 1 euro. tu la Ok? fai, poi ognuno Facciamo vede, quello cioè nel che è. senso non Quindi, c'è se un uno non vuole, obbligo. vuole donare solo il caffè, diamo la possibilità di dare anche solo 1 euro per il caffè. Ok? 50 centesimi per il caffè, quello che è, non c'è nessun problema. Quindi, noi poi daremo questa possibilità. Il tempo di organizzarci e basta. Comunque, questa pasta, anche se non è l'originale, è veramente buona. È unta. Non è una ricetta, non si può fare in versione light, purtroppo, perché devono brustolire gli spaghetti. Sì, ma al di là di quello, la cipolla deve essere bella, bella rosolata. Poi il pomodoro deve venire abbastanza unto perché sennò si attacca troppo alla padella e non è che si attacca e fa la brustolatura, diventa proprio bruciato. E quindi ci va. Però una volta ogni tanto te la gusti, buona. E poi per secondo noi ci siamo fatti queste. Una sorta di miscuglio tra polpette e crocchette fatto con. Sì, Il risotto avanzato di ieri. Ieri sera ho fatto un risotto alla zucca meraviglioso, modestamente. cracco sposa, togli No, tutto, master era chef buono, ma mi mentre. sono impegnata tanto. Io sono brava col risotto, però mi sono messa lì, mi sono proprio impegnata. È venuto buono. È spettacolare. Poi l'ha mantecato con due burri diversi. Perché abbiamo mantecato già due burri. Burro Burro di arachidi e un goccettino d'arachidi di e un margarina. gettino di margarina. Mi è venuto bello all'onda, bello cremoso anche. Uno spettacolo. Risotto alla zucca mantecato con il burro d'arachidi non è una cosa che abbiamo inventato noi, l'abbiamo visto da uno chef che c'è qua su YouTube. Chef, si chiama Chef Davide Maffioli. Abbiamo provato ed effettivamente sta molto bene con la zucca perché la zucca è dolce, il burro d'arachidi è bello forte, sta veramente bene. Spettacolare. Eravamo un po' scettici, ma poi provando abbiamo detto cavoli. Io già ho finito. Vabbè, io ho parlato. Io ho parlato. Se volete delle idee un po' più particolari, cercate Chef Davide Maffioli su YouTube, vegane, vi fa le ricette perché lui è vegano. Ma Lui è il primo chef vegano stellato in Italia. sì, questo non lo sapevo. Avevo un ristorante a Varese, però purtroppo col Covid ha dovuto chiudere, non ce l'ha fatta e adesso non l'ha riaperto, però adesso fa corsi, vabbè, al canale YouTube fa corsi, cose del genere. E vabbè, va avanti così. Sì, fa corsi di cucina veg. Mi spiace perché sinceramente io sarei voluta tanto andare al suo ristorante e non voglio cucinarmele io le sue ricette, io voglio mangiare che me le date Ne ho da fatto una quella volta una parte. ricetta dei burger di ceci, mamma mia, favolosi. Semplicissimi burger di ceci. Poi vabbè, le ricette un po' più complicate, non mi azzardo. Anche a me. Questa è tipo la salsa più buona del mondo. È quella che nei ristoranti asiatici vi danno con gli involtini primavera. La trovate con la settimana asiatica del dol. Oh no, il tovagliolo. È troppo buona. Questa qua è dolcissima, non è minimamente piccante. A Solita volte è sì. piccante, diciamo, come decidono loro, come gli gira loro di metterla. Quando c'è la settimana asiatica, questa fissa, la prendiamo sempre. Costa 1,69 euro, ci sono 700 ml. Pensare che costava tipo 1 euro una volta.
All'inizio costava 99, poi è passata a 1,29, E poi adesso mi ricordo se è 1,49. 1,69 o 1,79. Ti lascio la Sardegna. Ho fatto una polpetta, ditemi se Arriva. non assomiglia alla Sardegna. Forse l'ho presa con te, sì, è così, eh. O anche la Corsica può assomigliare. Scusate, ogni tanto devo sparire perché la stufa ha bisogno di legno. Non so, non si mette la stufa, non si riempie neanche la legna da sola. L'altro giorno, quando è stato domenica, non avevamo legna tagliata perché non stavo bene, non riuscivo a portare sui bancali. E quindi ci siamo scaldati con la stufa elettrica. E lunedì l'abbiamo tagliata, l'abbiamo fatta. Appena l'abbiamo accesa, ha bruciato proprio al massimo, sembrava quasi affamata perché l'abbiamo lasciata a digiuno un giorno. È vero. Sì, noi umanizziamo tutti i nostri oggetti. Li trattiamo come se fossero persone, membri della famiglia, anche Sì, la macchina abbiamo dei uguale. piccoli problemi noi psicologici. Noi andiamo con la macchina, dai, piccolino, accendi, tranquilla, piccola. No, dai, dai, che adesso andiamo a fare benzina, così bevi se hai sete. Cioè, proprio. Noi parcheggiamo giù, ti lascio qua perché visto che ti piace di più questo parcheggio dell'altro, ti lascio qua. L'altra volta abbiamo fatto. Adesso Ci invece siamo di messi. donarci i soldi ci doneranno le sedute dallo Sì. psicologo. Ci siamo detti, ma non è che magari qua non voleva stare vicino a Simone perché parcheggiano le altre macchine la trattano male, magari la bullizzano, la insultano, cioè vedete come siamo messi male. Però ci porta in giro con tutti i problemi che c'ha, ma problemi, lei non ha problemi fisici, ma di natura psicologica. Sì. Poi essendo un pandino, pensa comunque di essere un fuoristrada perché si arrampi comunque. Secondo me, se pigliamo una parete così rocciosa, lei si arrampica anche lì sopra. Siamo saliti che avevamo 8 sacchi di cemento. La macchina proprio. Un sacco di cemento costa, è scossa, sì. Pesa 25 kg, ne avevamo 8. Abbiamo fatto tutta la strada per salire qua in prima. Perché non ce la La faceva. macchina, non ce la faceva più. Poverina. Perché ho provato a mettere la seconda, però allora non metto la prima. Piccola. Noi dicevamo, dai, resisti, vai che ce la puoi fare. Ancora un Sei una pezzettino. piccola grande panda. La incitiamo, no? Sì. Poi Adesso si toglieranno, voi siete pazzi. Però mi magari dispiace, sono andati un sacco. porteremo anche altre persone ancora più psicopatiche di noi, magari. Qual è la No, tua? ci sono, no, io basta, ci sono, eh. Vuoi acqua? Sì. Siamo già una community di psicopatici, Dici, non vai, c'è allora la me la mangio voglia. io questa. Visto che c'è ancora un po' di salsina qua. Quando ho fatto il video l'anno scorso delle mie stranezze, loro quante ne hanno anche loro? Siamo un gruppo di compressati. Fa piacere non essere gli unici. No, assolutamente. Tipo adesso la stufa gli ho messo un pezzo di legna, che io lo so che non gli piace quello mio lì. Il tipo di bancale non gli piace, quando è non lo vuole bruciare. Fa tanta fatica, quindi gli ho messo anche un altro che però mi piace un po' di più. Però è sempre lì, sì, ok, no, però io volevo solo l'altro e quindi cerco di imbrogliare, tipo come quando ai cani gli metti la pastiglia nel prosciutto. E con lei faccio la stessa cosa, ma non ci casca. Mi sputa via il pezzo di bancale che non gli piace. Ma come noi Eddie facevamo, dobbiamo prendere una pastiglia. Abbiamo provato a mettere il prosciutto nel brusta, lui pastiglia intera, porca miseria. Prova con tutto, niente, alla fine una volta mi è capitato che mi è caduta seriamente e io no, lì boom, si è fiondato, se l'è mangiata. Ah sì? Sì, perché da piccolo tutto ciò che ti cadeva a terra lui lo prendeva e lo mangiava. Ah Soprattutto se sì? gli dicevi di no. Poi vedevi proprio la scena. Io lo prendevo, mettevo qua, lui la prendeva dall'altra parte, lui, noi, no! Lui, boom! E mangiava la Vedevi pastiglia. una scia nera, Sì. e poi E vedevi lui, anche io, poi no, è di sputa! No, sputa! E ancora di mi più, mandava giù. accelerava e ingoiava. Era così che gli facevamo prendere le pastiglie. Vabbè, dai. Adesso io vi ho Eccolo. fatto vedere come si fa, come faccio io questa simil pasta all'assassina.
Ripeto, non è la vera pasta l'assassina. Un Vabbè, dai, un assassino un po' meno po' meno assassina. Questa qua ti uccide assassina, piano dai. piano. Esatto. Ok? È un'assassina delicata. Un po' imbranata. Ok? Sono quegli assassini che arrivano lì magari col cenicolo. Sì, Scary Movie. Sì, giusto. Una insalata all'assassina, Scary Movie. Ci mette La la maschera di parodia Scary Movie. dell'assassino. Comunque, adesso a parte le nostre belinate, dopo aver fatto vedere questo qua perché me l'avete chiesto, in teoria non era in programma questo video qua perché non volevo farlo, però visto come tanti mi hanno chiesto sì, aspettiamo il video, ve lo sto facendo. Detto questo, ora vi salutiamo, anche perché non so se questo video riuscirà a uscire oggi stesso o uscirà domani, perché devo vedere se riesco a montarlo, perché dobbiamo scendere giù, che andiamo a incontrare lo zio. Detto ciò, vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto il video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo. Per il resto vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!